Ciao, sono Duke e questo non è il solito dungeon. Infatti ho creato un altro mondo con piccolo come dimensione in modo da riuscire a trovare subito il dungeon e ho fatto questo perché per due motivi. Il primo, che come avevo detto nel video precedente, volevo trovare un'altra muramasa in modo da tenerne una così com'è e usarne quella che ho già trovato per fare la Night's Edge insieme alle altre spade. In questo modo avrò sia la Night's Edge che la Muramasa e potrò scegliere quella che preferisco. E il secondo motivo è che ho letto che qualcuno si è lamentato del fatto che nel battaglia contro Skeletron, nonostante non avessi l'armatura, però ho usato le pozioni e questo a qualcuno o non gli andava bene o non gli è piaciuto, quindi non lo so. Quindi ho deciso di fare un'altra battaglia contro Skeletron e questa volta non usare né armatura né pozioni. E così tanto per esagerare, non uso nemmeno le pozioni per curarmi, ho solo dei funghi che curano praticamente niente, curano 15, che è davvero quasi nulla, 15. E così vediamo come va, sarà di sicuro più difficile. E non so, quando si fa notte inizia la battaglia. Bene, è notte. Corri! Scusate se non ho commentato durante la battaglia, ma avevo bisogno di rimanere concentrato per evitare i vari colpi. Bene, quindi adesso penso che nessuno si potrà più lamentare. Ho usato un totale di ben due funghi e non ho niente. L'unica pozione che ho nell'inventario è questa, che non c'entra assolutamente nulla, comunque non l'ho usata. E come avrete capito, la strategia migliore è uccidere prima le braccia, perché sono quelle più difficili da evitare e quelle da cui si subisce più frequentemente danno. Una volta distrutte le braccia, evitare la testa non è troppo difficile, anzi è piuttosto semplice fin tanto che si riesce ad avere una zona adatta dove combattere. E questo appunto è l'altro elemento importante della strategia per battere Skeletron. Infatti avete visto che anche questa volta ho preparato, diciamo, la solita arena qua sopra al tetto, l'ho allungata anche un attimo perché può esserci bisogno di correre per evitare bene le braccia. E
Poi non so, l'ultima cosa che ho da dire su questa battaglia è che l'unica cosa da evitare sono le mani, perché le braccia di Skeletron non fanno danno, solo le mani fanno danno. Quindi, bene, questa è stata la seconda battaglia contro Skeletron. Ho utilizzato il mio arco con le frecce, quelle che trapassano, Unholy Arrow, che sono abbastanza facili da fare tutto sommato. E poi ho usato il Demon Shite, che effettivamente contro i boss va abbastanza bene, anche se avete notato che quando si muoveva troppo velocemente non riuscivo a colpirla alla testa perché appunto sono troppo lenti a partire quei colpi. E ho usato anche, mi pare, no, forse il Flamerang non l'ho usato, vabbè, perché me l'ero tenuto solo così in caso di emergenza. Adesso voglio trovare un'altra Muramasa. E guardate qui, c'è subito un libro. Assurdo, in questo dungeon c'è il libro subito qua. Eccolo qui. Che ovviamente non mi serve perché ne ho già tanti. Vediamo, facciamo un giro qui nel dungeon finché non muoio. Stavolta voglio scendere un po' più velocemente, voglio muovermi rapidamente da un punto all'altro del dungeon e vedere se trovo subito qualche cassa. Una strategia che si può usare è utilizzare quella pozione che mostra dove ci sono le risorse preziose. Ah, cavolo, qua non si vede. Eccolo qua, una cassa. Cos'è che mi sta uccidendo? Ah, le punte. Ero rimasto sulle punte, non me ne ero nemmeno accorto. Ah, guardate qua, siccome questo è un mondo generato, mi chiede proprio la chiave per aprire la cassa. Mentre nell'altro mondo, siccome l'avevo generato prima dell'ultima patch, non mi chiedeva la chiave. Infatti, un po' mi stavo chiedendo perché non mi servisse a nulla, non mi servissero a nulla quelle chiavi d'oro che trovavo. E il motivo era appunto questo. Quindi ora ho bisogno di trovare velocemente una chiave. In questo dungeon ci sono più punte. Un'altra cassa. Ehi. Adesso mi farebbe comodo qualche buona pozione per curarmi. Dai, mi serve una stupida chiave. Due stupide chiavi mi servono. Ah, fregato. Che fastidiosi che sono questi qua che sparano. Per fortuna hanno poca vita. Oh, non si mette. No. Mi sembra quasi che qua sia più difficile trovare le chiavi. Nell'altro dungeon me ne droppavano un sacco quando non mi servivano. E ovviamente qua non me le sono portate. Ecco una chiave lì dentro, la vedo.
Eccola qui. Peccato che sia solo una, me ne servono tante. Ma quanti sono? Spero che in uno di quelle anfore ci sia una... Ah! Una cave, invece no. Pozioni inutili. Apriamo questo. Dai, ok. Aperto. Acqua scepter. Ah, che fastidiosi che siete. Adesso vediamo cosa fa quell'acqua scepter. No, non lo vediamo perché questi rompono. Ok, le altre cose nella cassa sono una moneta d'oro. Questa roba qui, pozioni inutili, altre pozioni inutili, glow stick, buttiamo via un po' di schifezze inutili. Eccolo qui, proviamo, mettiamolo al posto dell'arco, vediamo cosa fa. Non male. Ah, usa il mana. Allora, 14 di danno, molto veloce, usa solo 7 mana. Non è male. Non è affatto male. Rimuovo la cassa perché altrimenti poi penso di doverla ancora aprire. Oddio, ma quelli non c'erano un attimo fa. Secondo me dovrebbero togliere questa cosa. Che possono spawnare a caso. Mi piace quest'arma. Anche perché usa poco mana. È vero che fa poco danno, però spara molto veloce. Ah. Ok, meglio andare via di qua più velocemente possibile. Non si capisce niente. Brutta zona, bruttissima zona. Sono maledetto, non posso usare nessuno strumento. Quegli affari, quei teschi di volanti, se ti colpiscono a volte ti maledicono e non puoi più usare nessuno strumento. Oh, ma quanti sono questi? Oh, sto per morire. La cosa migliore da fare sarebbe andare nell'altro mondo e prendere tutte le mie chiavi d'oro che non mi sono servite. E poi tornare qui. Sì, dai, farò così. E ne ho messo da qualche parte le chiavi. Eccole, 10.
E adesso mi libero di un po' di robaccia e poi torno là all'altro dungeon.